diciamo che sta diventando pian piano un momento reale. Se continuiamo a lottare, questo premio, che è anche il simbolo di questa lotta, una lotta serena, una lotta che tutto sommato coinvolge anche i nostri uomini, una lotta per cambiare questa società e renderla semplicemente migliore. Nessuno vuole sopravanzare gli altri, la parità è una ormai nelle nostre leggi e quindi in ogni caso bisogna continuare noi a cercare di farne una realtà. Questo premio vuole essere quello, è un simbolo oltretutto delle donne che lavorano. Perché? Perché la dignità dell'uomo, così come la dignità della donna, passa attraverso il lavoro. La libertà, il modo di emanciparsi, di scegliere la propria vita e il proprio destino, passa attraverso il lavoro. Questo è il nostro impegno per la Sardegna. Quanto la donna al vertice delle istituzioni ha contaminato e sta contaminando del paese questa grande iniziativa in tutte le regioni? Ma io credo che sia importante, dicevo prima, dare l'esempio. Esempio vuol dire anche mettere le donne nelle condizioni di poter esprimere quella che è la loro preparazione, la loro capacità, anche assumendo ruoli di responsabilità e di responsabilità istituzionale. È il motivo per cui nel momento in cui la Presidente Meloni mi ha proposto di far parte della squadra di governo da ministro tecnico, ho detto di sì, perché mi sembrava giusto anche cogliere il messaggio nuovo, innovativo di una donna al vertice delle nostre istituzioni repubblicane.